Sì, la squadra ha fatto una partita sofferta, come già sapevamo, perché incontravamo una squadra molto forte, una squadra che aveva vinto entrambe le gare, sia la prima giornata che la seconda, senza subire gol. Noi abbiamo lavorato anche e soprattutto su delle situazioni da calcio da fermo e fortunatamente siamo riusciti a fare due gol su delle situazioni da fermo. È indubbio che era una squadra ben messi in campo, che ci ha creato grosse difficoltà, come ci aspettavamo, perché comunque sapevamo che aveva degli elementi di qualità e credo che sia una squadra fatta per stare su in classifica. Noi ovviamente adesso questo primo posto, la classifica non la guardiamo proprio perché non è quello che ci interessa in questo momento. Noi dobbiamo migliorare partita dopo partita e cercare di proseguire questo trend positivo di risultati, ma dobbiamo migliorare molto sul piano del gioco. E io sinceramente ho visto una partita abbastanza regolare, cioè loro sono stati secondo me superiori a noi nel primo tempo invece, perché ho visto che dopo i gol che abbiamo fatto noi avevamo un po' di difficoltà ad uscire con la palla, invece ho visto una squadra che è riuscita paradossalmente a palleggiare bene e ad uscire più volte dalla loro pressione negli ultimi 20 minuti. Secondo me negli ultimi 20 minuti non abbiamo sofferto nulla. A mio modo di vedere abbiamo sofferto negli ultimi 20 del primo tempo, 20-25 minuti del primo tempo e inizialmente perché c'era vento forte, abbiamo giocato contro vento il secondo tempo, non vorrei che non si dimenticasse. Quindi secondo me dipendeva da questa la difficoltà di palleggiare. Poi siamo riusciti comunque, secondo me, negli ultimi 15-20 minuti, proprio nel nostro miglior momento, abbiamo preso il gol che è stato praticamente un calcio d'angolo a favore nostro. Quindi vorrei segnalare la mentalità di questa squadra che nonostante stesse vincendo 2-0, era con più uomini in avanti per cercare di fare il terzo gol, quindi io di questo sono contentissimo. È normale che sono meno contento del fatto che abbiamo preso un contropiede dove non siamo riusciti a scalare bene con le marcature e quindi abbiamo permesso loro di guadagnarsi un calcio di rigore, ma credo che tutto sommato non abbiamo subito granché se non nella prima, ripeto, nella seconda parte del primo tempo. Ho visto una squadra secondo me in crescendo invece e negli ultimi 20 minuti a mio modo di vedere non abbiamo subito nulla. Il rientro di Marco e di Giuseppe ovviamente per noi è fondamentale, riaverli in rosa, come ovviamente noi vogliamo avere tutti a disposizione, vogliamo avere la possibilità di scegliere, stanno crescendo tutti in ugual misura, quindi sarà poi un problema mio e giustamente una difficoltà mia riuscire sempre a scegliere quelli che potranno fare bene per la causa dello Sporting. Ovviamente domenica scorsa non vorrei dimenticare che noi senza Marco, senza Giuseppe, senza anche altri giocatori importanti, siamo andati fuori casa, abbiamo fatto la nostra gara importante contro il Melicucco e siamo riusciti a portare a casa un punto giocando abbastanza bene. Direi che la rosa tutta sta dimostrando di essere all'altezza. Intanto buonasera e grazie mille per i complimenti. Sì, purtroppo siamo partiti pronti e via, come hai detto tu, abbiamo preso 4-5 calci d'angolo di seguito e non siamo riusciti a mettere fuori questa palla, tanto che tra virgolette un autogol del numero 3 del mio ragazzo Zuccalà, siamo stati subito sfortunati. Poi abbiamo cominciato di nuovo a giocare, abbiamo creato qualche difficoltà a un'ottima squadra come il Catanzaro. Purtroppo allo scadere un altro calcio d'angolo, 2-0, partita che magari un gol che poteva tagliare sicuramente le gambe a qualsiasi squadra, però noi siamo rientrati in campo, ho fatto qualche cambio per cercare di recuperare la partita. Abbiamo trovato il 2-1 e fino alla fine ci abbiamo creduto. Purtroppo il risultato è quello che è. Però c'è tutto, sono molto contento perché posso continuare a lavorare serenamente, perché la squadra c'è, è viva e mi è piaciuta molto.